Bene, allora intanto ringrazio sentitamente tutti voi che partecipate, oltre a quelli che ci seguono sia su Facebook che qui in diretta, perché non è un tema solito per noi, no? I webinari di solito trattano temi sulla pubblica amministrazione. È un tema sociale, civile, insomma, come ritenete, e soprattutto è un tema sul quale altri litigano, noi no. Nel senso, assolutamente, esatto. Nel senso che io sono privilegiato di avere, conosco ciascuno di voi che posizioni ha espresso e mi piace il fatto, vi ringrazio che possiate farlo qui. Vi assicuro che se siamo in questo momento sette, abbiamo sette punti di vista diversi, questa è la richiesta della nostra conversazione. Nel senso che non... Ciascuno di noi potrà liberamente esprimere il proprio pensiero e faremo in modo che altri possano dire il pensiero opposto, senza che nessuno si offenda e soprattutto senza neanche la speranza di far cambiare idea all'altro, perché l'obiettivo qui è rappresentare ciò che si pensa, non convincere qualcuno oppure pensare che l'altro è nel torto o nell'errore. Io proporrei una scaletta con quest'ordine per il momento, se siamo d'accordo. Farei intanto parlare Massimo De Salvo, poi vi svelo perché. E poi proporrei di sentire Antonello o Claudio. Vediamo chi dei due. Propongo, se Antonello è d'accordo, propongo Claudio, perché la sua visione D'accordo. mi intriga molto. E vi invito a seguirci, a sentirci in chat, perché in chat possiamo decidere se intervenire, se interrompere o meno, così facciamo la nostra conversazione. Bene, allora ci ho premesso, iniziamo. Di cosa parliamo? Di questa benedetta guerra. Io non sapevo come scriverlo il volantino, eh. Guerra in Ucraina, si può dire, no? Quindi non ho detto che è un'invasione, non ho detto che è una guerra che è lì, è in Ucraina. Perché cominciamo con Massimo? Perché Massimo è di origine italo-ucraina, così, giusto? Sono sposato con una donna ucraina, ho vissuto per diverso tempo in Ucraina, quindi E quindi mi mi posso incuriosisce il tuo punto di definire. vista. Mi incuriosisce il tuo punto di vista o quello che ti arriva, quello che tu percepisci da questa situazione. Il mio mainstreaming, voglio dire, certamente non è quello delle reti Mediaset e dei giornali. Il mio mainstreaming dal 24 febbraio, quando la guerra è entrata in casa, è quello delle telefonate ai familiari. Io in questo momento ho qui a casa da me mia suocera, mia Permetti che cognata e mia sorella. salutiamo Enzo Pagliotta. Buonasera. Ciao Enzo, eccoci. Quindi Buonasera. Massimo, dicevi tu? Quindi, come dicevo, le mie fonti in questo momento e le notizie che io apprendo, le apprendo direttamente dal campo attraverso le telefonate con amici, con i familiari. Capita di essere seduti a tavola, di mangiare e improvvisamente, non lo so, di fronte a vedere rabbuiare il volto di mia cognata, perché in quel momento arrivano lei ha un sistema ancora di geolocalizzazione, per cui se parte l'allarme aereo, lei è come se fosse ancora ad Odessa, quindi in tempo reale le arriva l'allarme aereo. Ecco, allora quelli sono gli attimi di terrore perché il marito ancora è rimasto in Ucraina. Quindi ecco, il modo in cui lo vivo io è sicuramente un modo molto, molto partecipato, molto, molto pieno. E un po' perché in questi anni abbiamo avuto anche come città metropolitana una grande collaborazione col Consolato Generale di Napoli. Abbiamo rapporti anche istituzionali, diciamo, con questi enti e sento un po' ancora tutti quanti. Quindi quello che io filtro lo filtro direttamente dal posto e poi naturalmente lo confronto con quello che capita. Mi è capitato di interagire con alcuni post di Santo proprio perché ho visto che in qualche situazione, in qualche occasione, abbiamo più o meno lo stesso tipo di interpretazione che diamo ai fatti. C'è una grande differenza Sì. tra, diciamo, l'Italia e il modo in cui le notizie vengono filtrate, vengono passate anche nelle altre nazioni. Noi diamo grande spazio, noi siamo molto democratici, forse in eccesso.
Nel senso che uno vale uno per le trasmissioni televisive. E questo forse è anche quello che un po' ci viene rimproverato. Quando io mi confronto capita che vive in Ucraina e segue le nostre. Come potete dare spazio, ad esempio mi sento dire, come potete dare spazio al ministro degli esteri russo in una trasmissione televisiva senza contraddittorio? È un po' come se l'estero invitava a parlare del nazismo Ribbentrop. C'è questa sensazione come se noi in qualche maniera nel fare passare le notizie attraverso i nostri social o attraverso i nostri media, noi comunque garantissimo un eccesso di libertà nel parlare. E questo poi ha fatto anche sì che in qualche situazione, voglio dire, viene sviato anche, come dire, l'opinione pubblica rispetto a temi che non vengono trattati in modo corretto, professionale, anche dalle televisioni. Ad Certo, esempio, poi certo. Ma grazie, sì. l'ultimo equivoco, ad esempio, è nato su ciò che avrebbe dichiarato Zelensky 2 giorni fa a proposito della possibilità di cedere la Crimea e dell'interpretazione è stata data alle parole di Stoltenberg, no? Non so se avete visto, questo è successo solo in Italia, ad esempio, perché un attento ascolto di ciò che diceva, ad esempio, Zelensky, consentiva di dire senza nessuna ombra di dubbio che Zelensky non ha mai detto che avrebbe ceduto o avrebbe messo sul tavolo la cessione dell'Ucraina per disordine. Lui anzi ha detto una cosa diversa, ha detto: io sono stato eletto presidente dell'Ucraina, non di una mini Ucraina. E anche Stoltenberg, nella risposta che dà, dice poi alla fine, voglio dire, noi non accettiamo un'annessione illegale, cioè un'annessione che comunque non nasce da un contraddittorio, da una posizione di mediazione con la controparte. E poi l'Ucraina comunque sa fare quello che vuole. Io adesso ti fermerei qui perché lo dico anche, benvenuta anche a Margherita Siani, ciao Margherita, la scelta di questa sera è quella di permettere di conoscere diversi punti di vista. Sappiamo che ciò che tu affermi non è condiviso, mi piace che tu possa averlo detto, mi piace che possiamo sentire chiunque dirà una cosa totalmente diversa. Non c'è bisogno che ci contrapponiamo, non occorre che ci attacchiamo. È sufficiente che diciamo apertamente, guarda, il mio punto di vista è esattamente un altro, perché non vi nascondo che io mi sento emozionato all'idea che questa sera la cosa che raccogliamo è una ricchezza di punti di vista. Lo dico sul serio, mi piace l'idea di non parlare con persone con cui abbiamo lo stesso sentire, lo stesso partito, ma abbiamo diversi punti di vista perché io conosco ciascuno di voi. E stimo ciascuno di voi. E allora il vostro punto di vista per me non può non essere interessante, non può non essere importante. E sarebbe banale, grave se io pensassi che siccome non lo pensate come me, come qualche amico ha fatto, no? Qualche amico un po' stupidotto, se non la pensi come me o non hai studiato o non hai capito o sei, ma che c'entra? Ma veramente pensi che il problema è questo? Cioè, tu hai tutte le qualità e chi non la pensa come te è stupido piuttosto che... Perché penso, e finisco. Ciò che ci può salvare, chissà, non è che ferma la guerra, ma quantomeno ferma la logica che porta alla guerra. Ci può salvare il fatto di riconoscere che bisogna accettare punti di vista diversi, posizioni diverse, gusti diversi, prospettive diverse. La diversità è una ricchezza, anche del pensiero. Invece quello che temo è, da qualunque parte arrivi, questo pensiero unico per il quale dobbiamo a tutti i costi avere la stessa posizione. Io passerei adesso a Claudio, se Claudio è d'accordo, per conoscere in questo primo giro il suo punto di vista, che conosciamo, ma mi piacerebbe sentirlo. Sì, io ti ringrazio Santo e ringrazio tutti gli altri partecipanti. Ho grandi difficoltà ovviamente a parlare così pubblicamente di una materia che fa rima con tragedia, poi sostanzialmente, perché noi stiamo parlando di una guerra che non è quella cosa che ci fanno vedere in televisione, ma che è,
la morte di decine di migliaia di persone, milioni di profughi, da quello che sappiamo. E quindi diciamo che non ho sulla guerra cose da dire, cose originali da dire, anche perché sono due mesi che sentiamo... Scusa, Sandro, un ritorno, sento la mia voce. Sì, sento anch'io. Chiedo la cortesia a chi di noi non interviene di poter disattivare il microfono, se potete. Poi quando interveniamo lo accendiamo, magari. Ok, vai. E quindi sono 70 giorni, 75 giorni che sentiamo in televisione questi dibattiti nei quali poi ognuno si schiera, tutto è ridotto a tifo sostanzialmente, siamo putiniani, antiputiniani, che mi sembra la cosa più sciocca che effettivamente si possa essere determinato. Il tema qual è secondo me? Qual è il mio ruolo? Qual è il ruolo dell'Italia? Qual è il ruolo dell'Europa? Su questo forse ci possiamo interrogare, ci dovremmo interrogare, perché poi sostanzialmente è questo il tema sul quale possiamo incidere. Certo, possiamo inveire contro Putin e dire che è matto, possiamo inveire contro Biden e dire che è rimbambito, ma questo non ci porta da nessuna parte. Cioè le categorie antropologiche rispetto a questo tema sono inconcludenti, secondo me. Io ripartirei velocissimamente dal fondo di pane bianco che tu proprio stamattina, mi sembra, io l'ho visto stasera perché giornata piena, ho visto che hai pubblicato, e lui conclude dicendo le democrazie sono fragili ma hanno anche una tu. Non trattano i propri cittadini da pedoni sacrificabili a piacere, e su questo possiamo essere sicuramente d'accordo. È chiaro che le autocrazie, le dittature trattano ovviamente i loro cittadini in maniera più trucida, ma la domanda che mi pongo io è: vero totalmente quello che scrive Pane Bianco? In che misura è vero? Per esempio, il 48% degli italiani è contrario all'invio delle armi in Ucraina. Quanto conta questo 48%? Oggi niente, cioè il 48% è la maggioranza degli italiani. E il tema che segue immediatamente è quanto si sta degradando la democrazia, non solo in Italia, ma complessivamente nel mondo. Per esempio questa proposta che è stata avanzata di unanimità a livello europeo, che a me spaventa, perché significa sostanzialmente quello che prima, una volta, noi definivamo maggioranze bulgare, o addirittura richiama il famoso centralismo democratico del PQS e del PC, dove si discuteva, ma poi la posizione era una e una sola. Così come anticipavo prima, tanto mi preoccupa questa richiesta, anche molto scomposta, di creare un esercito europeo. Abbiamo già una moneta senza Stato, e come disse, come ha lasciato in una nota intervista, una nota lezione sulla Treccani, Giuliano Amato, è stato un esperimento luciferino. Raddoppiare l'esperimento luciferino, cioè creare una tecnocrazia delle armi, è la soluzione? No, a me spaventa sinceramente un esercito senza Stato dopo una moneta senza Stato. Quindi è in gioco, oltre che, l'ho detto in premessa, la vita delle persone, che è il primo valore che noi dobbiamo difendere, e che ovviamente mi vede sulla linea di Francesco, del Papa, che è l'unica voce tra le tante che ho ascoltato in questi mesi, è l'unica nella quale mi riconosco sinceramente. E appunto, per il resto, noi abbiamo questa grande sfida democratica che riguarda noi, il nostro interno. Il 6 maggio Ainis ha scritto un articolo interessantissimo, ne sta scrivendo parecchi, ed è una voce un po' fuori dal coro, senza essere antiputiniano o putiniano. Ha scritto una cosa interessante sul Repubblica. L'articolo andrebbe letto, perché la nostra democrazia si sta decomponendo, il Parlamento non esiste più. Cioè, questi sono i cascami di questa avventura nella quale siamo tutti coinvolti, della quale tutti, soprattutto le persone più deboli, i ceti, i territori più deboli, stanno pagando il prezzo, lo stiamo già pagando e lo pagheremo nel prossimo futuro.
Io ti ringrazio e te lo dico, per me è un privilegio che riesci a essere con noi perché insomma, di solito gli orari non te lo consentono, quindi ti ringrazio molto per questo. Farai un passaggio ad Antonello e poi a Enzo, se non vi dispiace. Antonello ha detto una cosa interessante, Claudio, tra le altre cose, no? Il fatto che, a parte il fatto che qui rischiamo di perdere veramente di vista la democrazia, ma soprattutto rischiamo di cadere nella trappola dell'interpretazione sempre bipolare, no? Qualunque cosa dici, ti devo classificare, o stai con Putin, o stai con Biden, o stai con quello, con quell'altro. E questo, vuol dire, mortifica ogni possibilità di intesa, perché comunque gira e rigira siamo sempre in guerra, se sei in una parte o non sei nell'altra, no? Lo dico perché so che tu invece hai questa posizione un po' di equilibrio, un po' mediana, no? Che dici, Antonello? Allora, intanto, senza alcuna retorica, io ti confesso di sentirmi, insomma, profondamente inadeguato al tema, ma senza falsa modestia. In fondo, che nessuno si offenda, lo siamo tutti. Cioè, il tema della guerra è un tema che ci è fortunatamente molto distante dal punto di vista culturale, per questioni anagrafiche, soprattutto in parte geografiche, e c'è anche molto distante perché siamo disabituati a una rappresentazione di ciò che accade nel resto del mondo. E questo fa parte di quello che hai appena detto, no? Di questo continuo messaggio, dal mio punto di vista, senza limiti di estrazione culturale, politica, propagandistica, tra virgolette, che dir si voglia in Italia, per cui esiste il nostro mondo, la nostra quotidianità e quello che succede altrove in una dimensione parallela che non è, come dire, cronologicamente contemporanea. Noi siamo stati abituati a questo, cioè a un punto di vista unilaterale, non ricercato per finalità diverse, cioè non c'è un secondo fine dal mio punto di vista, no, non c'è una motivazione terza, è la dialettica contemporanea della nostra cultura, cioè una sorta di ipertrofia del nostro io collettivo, cioè noi copriamo tutto lo spazio, il nostro sistema politico è l'unico esistente, il nostro sistema culturale è l'unico sistema esistente, il nostro sport è l'unico esistente e così via. Quindi siamo stati abituati per tantissimo tempo a parlare solo di noi stessi. E quello che succede altrove è qualcosa che fondamentalmente non ci riguarda. Questa è una cosa che credo che in qualche maniera avvertiamo tutti, no? Ogni tanto capita pure nei discorsi tra amici, ma è come un sibilo, no? Qualcosa di fondo. Adesso è esploso, perché la realtà cruda, macabra, tremenda di un modo di essere umani, quello di guerreggiare, di uccidersi, di distruggersi, è entrato nel nostro quotidiano. Quindi è difficile che la nostra informazione, il nostro modo di trattare i temi riesca ad adeguarsi in così poco tempo, in così breve tempo, ad una realtà che negli ultimi decenni, almeno, insomma, credo qualcosa in più, non solo non ci è appartenuta, ma abbiamo radicalmente negato. Questa lunga premessa mi porta a dire che ciascuno di noi, almeno io sicuramente, ma da quello che sento in generale, è profondamente disorientato. Profondamente disorientato. E comprensibilmente disorientato. Ciò però non significa che quello che sta accadendo sia reale. Cioè non sia reale. È reale. È una manifestazione, peraltro ancestrale, dell'interazione tra esseri umani. La peggiore. La peggiore, quella per cui lo Stato di diritto, il modo di stare insieme che negli ultimi decenni, ma nei secoli, negli ultimi secoli abbiamo costruito, viene manifestamente negato senza spiegazioni, senza necessità di spiegarsi, ma riconducendo tutto a una logica dei buoni e dei cattivi, che alle nostre latitudini si declina in un modo, a poca distanza si declina in un modo totalmente opposto.
Eppure entrambe sono realtà, cioè siamo uomini, esseri umani, qui, lì, altrove. Pensare che noi siamo il vero, il giusto, la normalità e gli altri no, credo che sia un monocolore della lente che ci porta a commettere degli errori enormi di valutazione, come individui, come popolo, ma soprattutto quello che a me sta più a cuore, non che ne facciamo parte, ma è quella che ci rappresenta, della classe dirigente. La classe dirigente politica italiana in particolare, ma anche europea più in generale, per me soffre di questo, sì, ha questo sintomo molto grave, molto marcato: la difficoltà di vedere il mondo con una pluralità di sfumature, che invece è consustanziale all'esistenza dell'uomo, degli stati, delle aggregazioni sociali. Quello che dicevi prima è la parte dell'altro, e stare nell'altrui punto di vista per comprendere che non è meno del nostro, non è patologico necessariamente dal punto di vista radicale, ma magari sta attraversando una fase patologica, sta attraversando una difficoltà che ci coinvolge. Tutto questo, mi scuso se sto forse andando su digressioni lunghe, tutto questo si traduce in una realtà mediatica, cioè quella che ci viene costantemente rappresentata, che tende a radicalizzarsi su posizioni a noi molto note, alle quali siamo legati, è anche difficile distaccarsene, contrapponendole ad altre posizioni, ma non mi riferisco solo alla Russia o all'Ucraina, mi riferisco anche a posizioni del mondo orientale, della Cina, o a quella degli americani, che pensiamo essere simile alla nostra, ma che non lo è poi così tanto, e a vedere tutto con le nostre lenti, con le nostre sfumature, dunque distorcendolo inevitabilmente. E questo ci radicalizza, ci fa azzuffare, nella migliore delle ipotesi, dialetticamente, ma ci rende inevitabilmente immobili, incapaci di agire per una finalità autentica, che è quella della ricerca della fine della guerra, no? Che poi è il tema che hai posto, con cognizione di causa, cioè comprendendo quali sono le posizioni altrui, le difficoltà, le sofferenze, l'isolamento che le varie posizioni occupano. Questo ci porta, attraverso un'informazione, a mio avviso, che funziona molto male, e attraverso una classe dirigente che informa molto male, se non per nulla, ci porta ad essere tante persone, tanti individui disorientati, isolati, che cercano disperatamente risposte nella lettura dei fatti, degli eventi, confrontandosi con i territori coinvolti, cosa che anche io, non nella misura che diceva Massimo, ma anche io faccio, no? In qualche modo, quindi avendo il punto di vista diretto, ma comunque sempre in una parzialità della nostra posizione, che dal mio punto di vista ci rende molto vulnerabili e poco utili a un processo di risoluzione di una controversia gravissima, acuta, la peggiore, ma che è umana, fa parte dell'essere umano. E questo non significa che sia normale, attenzione, ma che è qualcosa di reale, di esistente, non è un fatto, come dire, estraneo alla storia, alla natura e al modo degli esseri umani di stare tra loro e di confrontarsi. Quindi noi siamo sciaguratamente non pronti a parlarne, non pronti a trattarla, non pronti ad affrontarla. Io nel momento in cui mi sto sforzando di dire qualcosa di minimamente sensato, non so se ci riesco, avverto questa inadeguatezza. E così l'avverto nella nostra classe dirigente, nella nostra informazione. Questo mi disorienta e mi preoccupa incredibilmente, moltissimo. Io ti ringrazio perché hai evidenziato alcuni aspetti importanti. Il primo di questi è che noi non siamo esperti, così Claudio lo rassicuriamo, no? Anzi, non sopportiamo gli esperti, perché su queste materie dobbiamo raccontarci, come dire, quello che è l'impatto emotivo che ci accomuna e saperlo gestire insieme, avendo punti di vista diversi che non derivano per forza dall'esperienza diretta, ma dalle sensazioni, perché non occorre essere esperti per farsi un'idea, giusto?
Allora, quello che serve, facciamoci un'idea e possibilmente facciamocela sapendo che siccome la nostra idea è figlia della nostra esperienza limitata, dell'emozione che abbiamo, un altro che ha un'idea diversa non è un nemico, è un altro che ha un'idea diversa. La seconda questione che tu giustamente hai evidenziato è il fatto che su queste vicende il rischio è che non si parla più nemmeno della guerra in Ucraina, ma delle reazioni che questa guerra scatena. Quindi il tema non è più il fatto che c'è qualcuno che sta invadendo, che c'è un popolo che viene, ma il fatto che in questa storia si stanno giocando delle forse posizioni ideologiche, antiche, forse sopite, o forse, oppure rancori giustificati pure, per carità. Però ce le stiamo giocando. E noi italiani su quello siamo specialisti, no? Quindi chiederei a Enzo qual è il suo punto di vista, anche da persona che insomma, è navigata nella politica, insomma, ne ha visti ha un'esperienza notevolissima, no? Qual è la tua Sì, idea su quello che sta buonasera a accadendo? tutti voi, scusate del lieve ritardo. Prima di collegarmi, sto vedendo le ultime immagini televisive e come ogni sera ci sono i fatti del giorno, stavolta la distruzione di un monastero che per ironia sta in Ucraina, ma è di proprietà degli ortodossi russi. Io penso che a me sta accadendo questo, che vado dal notiziario del giorno, quindi i fatti del giorno, e poi quando ho un pochino più di calma interiore, mi vengono delle riflessioni che vanno molto, molto al di là del fatto del giorno. Ne pongo alcune riflessioni anche alla vostra attenzione, se volete. Le democrazie, alla fine, non è che stanno dimostrando una debolezza enorme rispetto agli stati autoritari, e mi spiego. Noi in Italia forse ancora di più degli altri, però insomma vedo che anche in Inghilterra, in Francia, noi discutiamo quello che si deve fare ed è giusto fino a un certo punto, poi continuiamo e spezzettiamo proprio le decisioni, quindi armi sì, armi no, armi di un certo tipo. Nelle democrazie si fa così, ma non stiamo arrivando a un punto nel quale forse non saremo più capaci di decidere. Questo qualcuno potrebbe dire, vabbè, niente di grave, ma dall'altra parte ci sono. Pensiamo alla Cina. Alla Cina non c'è il dibattito, o meglio, ci sarà un dibattito, ma non è che è un dibattito che frantuma in mille pezzettini le cose, le questioni. La stessa cosa è l'Unione Sovietica. Mi veniva da riflettere, a parte che mi ero dimenticato un po' la piantina geografica, e qualcuno, magari anche Santo, ha pubblicato, ma insomma, ho rivisto un po' la cartina geografica, ma l'Unione, sì, mi viene a dire l'Unione Sovietica, la Russia attuale è lo Stato più grande del mondo e contiene all'interno, potrebbe contenere all'interno, la Cina e gli Stati Uniti messi insieme. Ma questo Stato, che è più grande del mondo, produce solo armi? Cioè ha gas, petrolio e altro, non c'è un'autovettura russa che viene venduta nel mondo, non c'è un computer, non c'è un telefonino, forse è una mia ignoranza. Ma mentre la Cina produce, 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 e non mi pare che sia stato visto un carro armato cinese fuori, ma non sto difendendo la Cina, dicendo lì c'è un modello che produce, e in Russia abbiamo lo Stato più grande del mondo che fa vedere soltanto certe cose. Allora, una riflessione forse non ha senso, non so, poi giudicate voi. Ma la dittatura dell'URSS era la dittatura di un partito che aveva un comitato centrale di 1.500 persone, aveva un altro organismo di 500 persone decisionale, e quando ritenevano che non era più il caso che ci fosse Brezhnev, chiamavano un altro. Gorbaciov è stato eletto non dal padre come accade in Corea del Nord. Cioè, perché faccio questa riflessione? Perché a me fa paura uno Stato che è il più grande del mondo e che è governato come la Corea del Nord, cioè qui c'è una persona sola che decide e chi prova a mettersi contro, abbiamo visto che fine fa. Cioè, ripeto, riflessioni di questo tipo, francamente, mi fanno ritenere, come diceva qualcuno prima, inadeguato a capire quello che sta avvenendo, perché io sono per principio con chi è aggredito. Ma proprio da sempre, forse posso riportare, non so quanti di chi mi sta ascoltando hanno vissuto, sicuramente sanno tutti cosa è stata la guerra del Vietnam, però insomma, qualcuno per età non era
Nel 60, la guerra del Vietnam è durata 20 anni. C'era un paese, il Vietnam, che era piccolissimo, e di fronte all'altra parte c'era la più grande potenza, allora proprio indiscutibilmente, la potenza che dominava il mondo. Ora, ragioni di geopolitica avrebbero dovuto dire, ma insomma, i vietnamiti, cioè, lasciate perdere, ma, insomma, non ci provate nemmeno a mettervi contro un gigante come gli Stati Uniti. Beh, loro hanno resistito, non hanno voluto mai cedere, e hanno resistito grazie alle armi dei cinesi e dell'URSS. È chiaro che erano, insomma, interessati a estendere, allora era la lotta tra il comunismo e la libertà, quindi il comunismo, era l'Unione Sovietica e la Cina, volevano andare avanti, hanno dato le armi ai vietnamiti e dopo 20 anni si è fatta la pace. E lì qualcuno avrebbe potuto dire, ma perché avete insistito tanti anni, perché non vi siete arresi? Io appartengo a quella generazione di pacifisti, perché mi ritengo un pacifista. I pacifisti di allora non dicevano mai arrendetevi, dicevano andatevene da quel paese, avete invaso. Io forse ho introdotto elementi troppo polemici in una discussione che era un po' più elevata. Però lo dico, guarda, ecco, facciamo così, la metto come mia riflessione di un pacifista. Io intendo essere pacifista, per me significa non pensare mai di iniziare una guerra. Cioè, il pacifista è, secondo la mia visione, è quello che non deve mai pensare che la guerra possa risolvere i problemi. Come c'è scritto in Costituzione italiana, che è quella di dire la guerra non si fa per risolvere i problemi. Però dico, domando a me stesso, ma se io fossi in uno stato invaso da un altro, fossi un componente pacifista, che farei? Sono interrogativi che mi faccio, perché concludo. Anche io sono molto disorientato su quello. Se mi chiedessero, e se mi chiedete questa sera, cosa pensi, come andranno le cose, francamente io sono confuso, non lo so. Sento che chi è invaso ha ragione, ma dall'altra parte c'è uno Stato enorme, il più grande del mondo, che non accetterà mai di perdere, secondo me, e vedo che non c'è una terza forza. Prima si è nominato il Papa, insomma, il Papa ha detto quella frase per farsi ricevere da Putin, ma non c'è riuscito nemmeno lui. Ma ecco, non vedo una leadership, l'ONU è bloccato dai veti, e quindi, francamente, io immaginare cosa avverrà da qui a 15 giorni, da qui a un mese, non sono in grado di... Sono concludo veramente, tutto quello che sta accadendo ci sta riportando ad una realtà che noi europei avevamo dimenticato. Noi abbiamo pensato che per 70 anni, 75 anni non c'è stata la guerra, e qualcuno ci dice, guardate, in Europa non c'era la guerra. Ma c'è stata in Siria, in Libia, in Africa, c'è stata in tutto il mondo. Siete voi europei che pensavate che non c'erano guerre. Adesso ve le sentite vicine e allora scoprite che c'è la guerra. Quindi sono molto, molto così, preoccupato, e non saprei dire qual è lo sbocco che noi abbiamo. No, grazie, anche perché non ce lo siamo detti prima. Prendiamolo come una presentazione, uno sfogo di ciascuno di noi, che sarà diverso, non c'è polemica, stiamo raccontando ciò che proviamo. Io vorrei passare adesso, anche per essere cavalieri, no? Passiamo anche a Margherita, che essendo giornalista la vorrei presentare prima con la vignetta che ho trovato su un giornale, che è questa qui, no? Fermate il fuoco perché c'è la pubblicità. Il rischio è, dimmi se sei d'accordo, che questa guerra in qualche modo diventi qualcosa che si risolve con lo zapping, no? Nel senso, c'è una vignetta che sto cercando, adesso lo troverò, che parla anche di questo. Sì, ci riguarda perché è vicina, ci riguarda perché è in Europa, ma alla fine c'è una certa assuefazione uno la sera si guarda un film pure l'altro, un canale pure l'altro, i talk show sono diventati ormai una cosa... Il rischio è che forse, come dire, te lo chiedo, si cada nella suefazione di questa guerra, che diventa una notizia di come se fosse una sorta di serial, no? Vediamo la puntata di oggi di questa guerra, vediamo che c'è di nuovo, se la nave è stata colpita oppure no, chi l'ha fatto, cosa dicono, che succede, dimenticando che c'è un popolo dietro, no? Questa. E poi insomma c'è anche quello che c'è. Che dici, Margherita? Io sono sicuramente d'accordo con te, c'è una sorta di assuefazione e diciamo, noi siamo come se stessimo vivendo un film. L'ho avvertita questa cosa, ma anche su di me, perché noi siamo la generazione,
una generazione fortunata perché abbiamo vissuto un periodo senza guerra, almeno vicinissima a noi, no? È vero, lontano, ci sono state tante guerre, ma erano lontane, erano guerre interne, ma una guerra così non l'abbiamo mai vista. Quindi io stessa all'inizio ero disorientata, cioè non immaginavo veramente che ci potesse essere una guerra, cioè era talmente assurda come ipotesi, ma perché riflettevo sul fatto che la ex Unione Sovietica, la Russia, si era talmente tanto occidentalizzata, talmente tanto vicina a noi, talmente, come dire, aveva avuto, io dico, tutti i benefici della democrazia o come dire, dell'Occidente, della libertà economica. Quindi utilizzando poi quelle che erano le proprie risorse, quindi sono le mie, le metto a disposizione vostra, voi avete delle cose per me, quindi questi grandi investimenti, la conquista della Russia, questi russi che venivano anche nel nostro paese ad investire, trovavi queste ville insomma al mare, c'erano sempre questi russi, queste famiglie che zompettavano, cioè, però questo ti faceva comprendere come quel sistema che noi avevamo conosciuto e che, insomma, quando il muro di Berlino è caduto, io facevo l'ultimo anno al liceo, per cui, come dire, era bello, cioè, quegli anni belli, Gorbaciov è stato il mio eroe politico, no? Perché questa Russia che in qualche maniera si sapeva aprire al mondo. Io ho messo una cosa, mi sono fatto una tesi sul trattato di Maastricht, una cosa che mi colpì: la Russia voleva fare gli Stati Uniti, come dire, un po' degli Stati Uniti, delle federazioni russe, un po' come era l'Unione Europea, cioè ci guardava, ci imitava, per dire: io vi osservo, prendo il meglio di voi, vivere in democrazia è decisamente meglio. Quindi, ovviamente parliamo di tanti anni fa, quindi una guerra oggi personalmente mi ha disorientata proprio come idea, e pensavo, ma penso anche oggi, che la NATO non avrebbe mai buttato manco mezza bomba in area russa, onestamente, cioè io non credo proprio che avrebbe fatto una cosa di questo genere, perché credo che anche da parte nostra, proprio di cittadini, dicevo: senti, ma voi che state combinando? Oggi quindi vediamo invece tutt'altro, e mi sembra di vedere, come dicevi tu, un po' una rappresentazione della guerra, ma è frutto secondo me proprio del fatto che noi non ci siamo proprio per niente abituati, ed è un'idea che è talmente lontana da noi che io a volte ho l'impressione di sentirmi come se stessi leggendo un libro di quando studiavo, cioè non mi sembra di vivere una realtà, proprio perché è una realtà così diversa da noi. Ovviamente l'informazione ha un ruolo centrale, ma ci sono due livelli di informazione. Il primo, quello che vediamo nei TG, ed è un'informazione, ecco, oggi che cosa è successo, ieri, e dico la verità, è quello che io ascolto molto. Poi ci sono i talk show, gli esperti, i super esperti, i meno esperti, gli opinionisti, persone che parlano, se mi permettete, forse anche persone un po' come noi, no? Che hanno dei ruoli e dicono, e hanno un'idea sulle cose, no? Perché poi ognuno di noi ha un'idea, non gli arrabbiati col mondo, quelli, capito, che si devono essere contro a tutti i costi, no? Quelli fanno parte di un'altra categoria, li lasciamo stare. E quindi nei talk show ovviamente c'è tanta animazione, c'è un po' di spettacolo, la guerra diventa spettacolo, e devo dire che io onestamente faccio un po' più fatica oggi a seguirlo dopo 70 giorni di guerra, proprio faccio fatica, proprio tanta. Però poi ogni tanto ti capitano delle persone, l'altra sera non era Arena, io non la guardo molto, però ho visto Fiona, il figlio, diciamo, il padre di Auschwitz, come si chiama? Non mi viene. Comunque a un certo punto dice una cosa che io considero reale, e io la penso uguale: per il nazismo. Ma il nazismo
di quel momento, era un nazismo completamente diverso da noi. Quindi questa mistificazione anche di certi momenti storici che si fa per giustificare, perché tu è chiaro, devi giustificare in qualche maniera, insomma, se no come la devi fare? E anche in questo caso dico, ma questi sono matti, però, e mi ricollego a quello che diceva prima Antonello, noi abbiamo una cultura, che è il nostro punto di vista, il nostro modo di vedere. Però dall'altra parte, perché devo dire a questo punto dall'altra parte, non c'è quel mondo che poi immaginavamo un po' come il nostro sostanzialmente, diciamo, quantomeno più, anche un po' simile al nostro. Capisci che c'è una cultura diversa ed è una cultura che ti riporta alla realtà delle cose, che non è più quella realtà che noi avevamo immaginato pensando ai russi che venivano ad investire, venivano al nostro mare o le nostre aziende che andavano ad aprire lì, no? Tante aziende, diciamo, penso anche a cose, se volete, un po' frivole, pensate alla moda, no? Chi si immaginava in certi periodi della storia la moda, insomma, in Russia, per dire. Allora io rifletto e dico, ma dobbiamo riconsiderare un po' tutto quello che è accaduto? Era tutta una finzione quello che abbiamo visto o è una finzione oggi per giustificare degli atteggiamenti? Per questo mi sento disorientata. Io lascerei questa tua provocazione interessante. Infatti, guarda, e poi passerei la parola, se siete d'accordo, sentirei Cosimo. E lo faccio lanciando una vignetta anche questa volta, che è un po' quello che tu prima hai detto, no? Che facciamo? Inviamo armi alla missione di pace o spediamo fiori al fronte di guerra, no? Perché alla fine qui la questione sta diventando, tanto per cambiare poi di strategia, di tecnica, eccetera, le armi sì, le armi no, prima no. E devo dire, mi ha incuriosito anche, alcune affermazioni che fate da Cosimo su Facebook che io condivido, anche per il coraggio con cui le ha anche raccontate, no? Dico, adesso lo fanno fuori, mi sono detto, cioè adesso lo aggrediscono, mi sono detto, no? Invece insomma lo sa fare bene, per cui dico, beh, però effettivamente... E ti chiedo quindi, qual è il tuo punto di vista sull'argomento? Il mio punto di vista è soprattutto un punto di vista di un punto di vista pratico, perché è inutile parlare, molti si accapigliano per capire se ha ragione Putin, se ha ragione l'Ucraina. È naturale che dal punto di vista del diritto internazionale Putin ha commesso un'infrazione. È normale considerare il fatto che l'Ucraina debba necessariamente, abbia il diritto di difendersi, è naturale anche dal punto di vista del diritto internazionale che gli americani si sentono in diritto di soccorrere l'Ucraina inviandogli armi. All'inizio ero anche contento di questo, animato dall'idea, insomma, che a un certo punto i russi di fronte a un'Ucraina ben armata si sarebbero dovuti, insomma, arrendere al negoziato, finché non mi sono reso conto che in realtà la competizione non era tra Ucraina e Russia, ma era tra Russia e America, specie dell'Ucraina. L'Ucraina oramai è diventato un campo di battaglia in cui il governo ucraino non conta niente, insomma, ecco, quindi a che serve mandare armi a questo punto, no? Non ha nessun senso. E la volontà di arrivare a un negoziato non c'è, insomma, ecco, quindi è evidente che la situazione sta degenerando in un senso in cui bisogna assolutamente prendere atto di una situazione in cui l'Ucraina non ha più neanche il potere di prendere questo tipo di decisioni, perché ormai nelle mani dell'America. La scelta più giusta sarebbe quella di accettare un negoziato e non dico accettare tutte le condizioni imposte dalla Russia, ma comunque trovare un sistema, un modo per non umiliarla, per arrivare ad una soluzione, insomma, che
in qualche modo riporti la pace, perché il rischio è quello di una guerra che rischia di durare chissà quanto tempo ancora, voglio dire, e quindi un grande documento per l'Ucraina, ma anche per l'Europa e per il mondo intero, insomma. Teoricamente sarebbe anche possibile forse pensare di ributtare una superpotenza nucleare come la oltre i confini dell'Ucraina, come, ma i tempi non sono ragionevoli, non è una cosa che si potrà risolvere nel giro di pochi anni, per cui la ricerca della pace, di un'intesa, di un negoziato, secondo me, è di fondamentale importanza. Mi piace il fatto che noi chiudiamo sempre con un dilemma, perché dimostra la maturità di chi su questa vicenda porta rispetto per la profondità di quello che succede e dice, non lo so, rimane il dubbio, la speranza, comunque la speranza che si risolva in qualche modo, ma nessuno conosce veramente la strada. Io prima di passare a Furio ho trovato un'altra vignetta, no? Sto cercando di alleggerire un po' quello che diciamo, magari è provocare, che è questa, dove in qualche modo, ecco, c'è il Papa che sembra voler portare la pace e per farlo deve scavalcare il Patriarca, perché questo Patriarca, come lo stesso Papa Francesco ha affermato, sembra essere il chierichetto di Putin, in questo senso. Certo, magari poi ne parliamo con Claudio, se Claudio è disponibile nel secondo giro, facciamo sempre un secondo giro di chiusura, no? C'è il rischio che anche una certa visione della fede venga compromessa, perché una Chiesa che si piega non è un fatto nuovo, una Chiesa che si piega comunque al potere, in questo modo inevitabilmente rischia di avere una visione dei fedeli diversi. Peraltro poi da un'indagine, recentemente un'inchiesta ha rivelato che questo patriarca pare che insomma, abbia una ricchezza personale strabiliante in tutto il mondo, quindi... Ed è interessante il fatto che il Papa sta tentando una strada e a quanto pare, poi ne parleremo anche con altri che vorranno farlo, questo tentativo del Papa è sembrato interessante per molti, o addirittura per tutti, dicendo ma magari ce la facesse, no? Anche se poi, purtroppo, come anche Enzo ha affermato prima, ci siamo accorti che non ha trovato subito un esito, anche se non si fermerà, speriamo che ce l'abbia. Furio, al di là di quello che della vignetta che ho fatto vedere, qual è il tuo punto di vista sulla vicenda? Il mio punto di vista è che l'opinione pubblica italiana, quella europea, ma la nostra, stiamo alla nostra, viene da una dormita lunga almeno 50 anni. 50 anni durante i quali noi abbiamo creduto al sogno di vivere in una democrazia. E forse lo era una democrazia per certi versi, ma ad una precisa condizione. Una democrazia in cui comandano gli americani, punto. Oggi ce ne stiamo forse cominciando a rendere conto, ma per anni, pur avendo avuto segnali infinitamente pesanti, abbiamo distolto lo sguardo. Eppure gli americani, con la morte di Mattei, ci avevano detto cosa non potevamo fare. Con la morte di Aldo Moro sappiamo le infiltrazioni dei servizi segreti britannici e americani nelle Brigate Rosse, la storia di Corrado Signori. Sappiamo bene cosa non si poteva fare in Italia, cosa Moro e Berlinguer non dovevano permettersi di fare. Con l'uscita di scena di Craxi e di Andreotti, sia pure per vicende giudiziarie, diciamo, riferite agli interna corporis del nostro paese, sono stati però tolti di mezzo i protagonisti della notte di Sigonella. Oggi arriviamo a prendere atto del fatto che il governo ucraino forse conta poco e niente, lo ha detto Claudio Rossi prima, e conta poco e niente anche perché il governo ucraino in realtà è stato fatto da Victoria Nuland, che è il sottosegretario di Stato del governo americano con delega all'Ucraina, la quale ha letteralmente composto il gabinetto di Zelensky. Questo sì, quello no, questo può entrare, quello deve stare fuori. Come ha detto chi mi ha appena preceduto, in realtà il confronto è Stati Uniti-Russia.
E qui caschiamo male in tutti i sensi. Primo, perché mi pare di essere d'accordo con tutti quelli che hanno parlato prima di me sul fatto che la informazione è monolitica, unilaterale, unipensiero e quindi è chiaramente eterodiretta in una direzione che non ammette repliche. La seconda è che abbiamo purtroppo una delle classi politiche più scadenti, io non dico addirittura dal dopoguerra, ma probabilmente dall'unificazione del Regno d'Italia, forse dai tempi di Vittorio Emanuele II, abbiamo una classe politica che non può esprimersi, perché come ho detto prima, torniamo al di qui sopra, comandano gli americani. E quindi ci sono delle condizioni precise alle quali si deve sottostare. Anche il Papa incontra questi limiti, perché i confini della sua azione diplomatica alla fine saranno gestiti da Washington. Voglio essere un po' più preciso ancora. Noi viviamo in un mondo che riteniamo forse così un po' superficialmente quello del secondo dopoguerra. Ma nella realtà noi non viviamo nella fase del secondo dopoguerra, noi viviamo nel dopo Kennedy. La morte di Kennedy è un altro di quei segni che ci dicono che il potere negli Stati Uniti non è più neanche alla Casa Bianca in realtà, ma è dall'altra parte del fiume e lo gestisce il Pentagono. Il presidente o tempera o esce di scena. E questa è la ragione per la quale si arriva, come Trump per esempio, a dire in campagna elettorale voglio dialogare con la Russia, voglio il dialogo e la distensione con la Russia, e finché sei in campagna elettorale lo puoi dire, poi diventi presidente e immediatamente ti mettono la Russia contro in tutte le situazioni possibili. Si accusa Putin di avere truccato le elezioni, si accusano membri del governo di essere corrotti dalla Russia e alla fine quel bell'intento di dialogare con la Russia va per aria perché il clima non lo permette e anche il presidente deve arrendersi. E qui adesso, ragazzi, profezie non ne fa nessuno, nessuno in grado di farle, io per ultimo. Però è certo che se Stati Uniti e Russia non arrivano ad un tavolo con sufficiente apertura mentale, i russi per ammettere naturalmente le loro responsabilità e gli americani per ammettere la responsabilità di averli provocati scientemente provocati per portarli ad una reazione, se non c'è questa apertura diciamo bilaterale, questa guerra finirà o con la vittoria della Russia e lo smembramento dell'Ucraina oppure con un innalzamento di livello, cioè con il mettersi in moto di altre situazioni. In Europa speriamo di no, ma ovunque, diciamo così, l'area tattica mette a contatto e a contrasto questi due paesi, forse dal lato del Pacifico, non ne ho assolutamente idea. Però vorrei dire, e chiudo, che c'è un modo per bypassare questo sonno dell'informazione ed è quello di cercarne altra altrove. Io molte delle informazioni che desumo, le desumo per esempio da BioBlu, le desumo da Massimo Mazzucco, le desumo da Francesco Carrino, da Pandora TV, cioè da contenitori, e dicono quello che la stampa mainstream non dice, non so perché non lo dica, se è una, come si diceva una volta, ordini di scuderia, se non ci arrivano, non ne ho idea. Sta di fatto che però noi abbiamo bisogno dell'altra metà della verità. E tu hai messo insieme un numero di persone questa sera. Tanti punti di vista permettono, se diciamo così, tra loro c'è un'attitudine collaborativa, di completare il quadro. Perché quello che tu vedi da nord, io lo vedo da sud. E alla fine abbiamo una visione complessivamente più, come dire, più nitida della scena. Se i punti di vista non sono a contrasto ma si mettono insieme, uniscono le forze, c'è la possibilità di vedere la realtà rappresentata da tutte le parti e cogliere le ragioni dell'altro, perché la Russia ha delle ragioni. La guerra non scoppia per caso, non scoppia per la pazzia di Putin, la guerra scoppia perché
e mi fermo veramente, c'è intanto il dominio del dollaro che viene messo in discussione da una parte di mondo che cerca una plurilateralità valutaria, e l'Ucraina è, diciamo così, l'innesco di questa fase. E poi c'è naturalmente la crisi del Donbass, che la nostra politica non ha assolutamente voluto vedere, perché, questa è la mia versione, gli Stati Uniti comandavano di non guardare da quelle parti. E alla fine la pressione nella pentola è stata incontenibile e siamo arrivati a questo punto, e mi fermo. No, prima di passare a Michele il compito difficile di completare il quadro dopo tanti punti di vista, una notazione anche per alleggerire. La prima è questa: tu hai citato il caso di Sigonella, io ho il piacere di conoscere quel tenente di picchetto, Giuseppe Gumina, che è un amico, che era abbandonato lì a Sigonella proprio a decidere cosa fare mentre c'era questo aereo. E la cosa singolare, molti, dico, se vi interessa trovate tutto quanto qui in questo libro che, insomma, che abbiamo presentato insieme poi online, ma di fatto è poi recentemente insieme su Luferes. Ed è singolare la foto, se non la conoscete già, sicuramente Furio la conosce bene, quella foto nella quale si vede questo aereo dove c'era Arafat, no? Questo aereo che circondava... Abu Abbas. Abu Abbas, scusami, Abu Abbas, sì, Arafat, scusami. L'aereo con Abu Abbas a bordo e la nostra VAM. Ho fatto il militare anch'io in aviazione, col MAB, pensate, un'arma che fa un po' sorridere, tutti schierati per circondare questo aereo. E a questo punto gli americani portarono i Marines, che circondarono il cerchio della VAM. E allora Giuseppe, insomma, peraltro mi spiace dirlo, ma il libro lo afferma, rimase veramente solo quella volta, non ebbe ordini tassativi, giocò di fantasia con un coraggio straordinario che poi ha pagato nel tempo. Giuseppe chiamò i carabinieri e ci fu un terzo cerchio di carabinieri. Quindi pensate, questo aereo con Abu Abbas, con un cerchio di giovani di leva della VAM, poi i forti Marines e i carabinieri intorno. Quindi questo tipo di situazione inevitabilmente fa capire quanto il nostro paese è o non è realmente libero e quanto le persone che hanno manifestato il coraggio di sentirsi più liberi poi in qualche modo hanno pagato. Sì, va bene, però siamo attenti, dal mio punto di vista, ad avere una lettura unilaterale della storia, perché proprio Travaglio, in un articolo, dice: fino al 24 febbraio i russi potevano avere il diritto di minacciare e iniziare una guerra, ma dopo 70 giorni possiamo ancora affermare che quella guerra sia giustificata da quella potenziale minaccia del 24 febbraio? Si ha la sensazione che chi sta portando la guerra oggi lo fa con accanimento, con spregio, con prepotenza, con ostentazione e anche senza una strategia, perché alla fine tutto sommato dice di conquistare un pezzo, poi non lo fa, dice di abbandonare una parte, poi non lo fa. Quindi è come se in qualche modo fosse il padrone del territorio, può farne quello che vuole, bombardare chi vuole e forse questo probabilmente è un punto di vista mio, per carità, è quello che ci mette in difficoltà, perché si fa fatica a vedere due parti in questa situazione. È evidente, a mio modestissimo avviso, che c'è comunque qualcuno che sta aggredendo. Poi si può discutere se è una difesa legittima o che so io. Michele, chiudiamo il cerchio con te. Che dici? Grazie, mi è grato il compito di chiudere questa discussione. Facciamo l'ultimo giro, il giro della buonanotte, lo chiamiamo così di solito. Tu mi conosci, mi costringi a deporre la feluca del prefettizio generalista e di essere generico e un po' qualunquista, sicuramente pacifista. Ma raccogliendo un po' tutti questi interventi, mi veniva in mente un vecchio motto di Bacone: verum sciret per causas, cioè la verità va conosciuta attraverso l'analisi delle cause che danno origine a vari fenomeni, e quindi vanno studiati nei loro effetti e analizzati nei loro dettagli. Ma
Il punto è che qui c'è molto poco da capire, diceva anche De Gregori, una sua famosa canzone, perché non sappiamo e soprattutto non mi sembra molto utile spiegare e capire la verità, perché non c'è una verità. E poi soprattutto quale verità? L'unico fatto evidente a tutti è che si ha a che fare appunto con tutti i grandi dittatori della storia, Hitler, Stalin, con una persona disturbata sicuramente, e con forti disturbi di personalità, quindi un delirio di onnipotenza, e quindi la chiave di lettura della vicenda russo-ucraina per me si potrebbe anche concludere su questo piano, cioè un neuropsicopatologico. Però potrebbe essere un'ottica un po' troppo, diciamo, riduzionistica, minimalista, anche qualunquistica. Quindi sicuramente le considerazioni di ordine geopolitico, storico, di politica internazionale sono sicuramente utili, ma credo che sia trasversale a tutti una prospettiva giusto umanitaria, cioè è una questione di diritto umanitario questo. E a me interessa sinceramente solo questa, che è trasversale a tutte le altre, direi a prioristiche, prescindenti. Le altre, qualunque spiegazione, come tu hai sempre ribadito nei tuoi post, sono questioni di politici, intellettuali da salotto, che alimentano congetture, opinioni moralmente discutibili, ma soprattutto inutili ai fini dello scopo atteso da tutti, o quasi, che è quello della fine del conflitto e della pace. E su questo punto mi sento di ribadire quello che tu sai, che comprendere le radici della guerra di cui Papa Francesco parla sicuramente non significa giustificare la guerra di Putin. L'intervista del Papa è stata strumentalizzata come al solito, ma il Papa è di poche parole e ci tengo a precisare, ha tutto il diritto di esprimere le sue opinioni, sia perché è un capo di uno Stato nazionale, sia perché è il capo di uno Stato spirituale, universale, appunto cattolico. Ma aiutano le sue considerazioni, espressioni molto efficaci come questo abbagliamento della NATO alla Russia, cioè aiutano a comprendere cosa non ha funzionato sicuramente nel corso di questi decenni, cosa è andato storto e ha determinato la carneficina che oggi stiamo vivendo. Diciamo che io ringrazio il Papa per questo, ce l'ha ricordato con le sue poche parole. Il conflitto è in una situazione di stallo, diciamo, e che mi invito a concludere con questo. È una situazione di stallo, e c'è da domandarsi a chi dovrebbe, in mancanza di un'iniziativa delle due parti, assumere la leadership di un negoziato per arrivare a, diciamo, a comporre il conflitto e a parlare di uno scenario di pace. Ribadisco, secondo me, la sola istituzione attualmente in grado di procedere a questo incarico, un fatto difficile, improbo, è l'Unione Europea. E nell'esercizio di quello che è un suo diritto dovere. L'Italia, oggi Draghi è andato in America, poi guarderò un po' i risultati di queste sue interlocuzioni. Sicuramente dovrebbe prendere un pochino le distanze dall'America e ricordare che fa parte anche, diciamo, di un'organizzazione, di uno Stato continente che è l'Unione Europea, che è un'unione di Stati che attualmente si trova nel mezzo appunto di una potenziale guerra fredda tra l'America e la Russia, un'America molto debole e una Russia che
pur non rivendicando, senza le nostalgie, diciamo, dell'Unione Sovietica, si ammanta anche di un religiosismo di stampo appunto zaristico, quindi vorrebbe riportare, a suo dire, la Russia ai tempi dello zar, dei primi, prima della rivoluzione sovietica. Mi sembra appunto che il discorso della parata del 9 maggio, ieri, di Putin, sia stato abbastanza deludente per tutti. Tutti si aspettavano grosse dichiarazioni di guerra, si è limitato a incolpare, come al solito, la NATO di essersi avvicinata troppo all'Unione Sovietica, di non aver mantenuto i patti post muro di Berlino, ma sono, erano le solite chiacchiere. Sappiamo benissimo perché i toni del suo discorso si sono mantenuti bassi. Voleva tenersi buone probabilmente le madri dei russi morti in Ucraina, quei ragazzi mandati inconsapevolmente a massacrare gli ucraini sotto la scusa di grandi manovre. Continua a parlare di operazione speciale, insomma, le solite chiacchiere. Però ripeto, senza scomodare la neuropsichiatria, siamo in una situazione in cui è l'Europa che deve prendere un pochino in mano la situazione. Io ti ringrazio e invito Daniele Nesta, che non ha partecipato in diretta con noi, ma è su Facebook, a concludere il pensiero che lui ha lanciato su Facebook, che non lo leggo per intero. Dice che purtroppo a quasi 3 mesi di guerra, oggi il negoziato appare una scelta tardiva. Se l'Ucraina cedesse alle richieste già indicate negli accordi di Minsk, ignorate, il governo ucraino sarebbe rimosso in quanto non sarebbe giustificabile il risparmio di morti. Dal lato atlantista sarebbe l'ennesima sconfitta per aver fomentato una guerra a 20.000 chilometri dal loro stato. Come vedete, a me piace frequentare amici che hanno idee totalmente diverse dal mio punto di vista, perché io non sono sicuro di avere quello giusto, non ci penso proprio, ma forse non lo cerco nemmeno. Mi piace però, ecco, quindi permettetemi prima di iniziare il giro della buonanotte, il giro con cui ci salutiamo, mi piace però avere la fortuna, come questa sera, di potermi confrontare con persone che, pur non essendo esperti, no, come giustamente Antonello ci precisava di poter evidenziare, no? Però un'idea se la devono fare, perché è preoccupante che su una vicenda così grave non ci preoccupiamo neanche di farci un'idea. Allora, cominciamo il giro da dove siamo partiti, cominciamo la buonanotte con Massimo. Massimo, tu hai sentito delle cose che inevitabilmente ti hanno colpito, dispiaciuto, sono punti di vista che sicuramente immagino che tutta questa situazione sarebbe importante affrontare il punto di vista ucraino, di chi in questo momento le bombe se le vede cadere in testa. E un po' è come stiamo riducendo tutto a una contrapposizione tra la NATO, l'America, che gioca un ruolo da padrone, e la Russia. In realtà questo conflitto ha origini lontane. Basti pensare che nel 2004, durante la campagna presidenziale, uno dei candidati, quello europeista, Yushchenko, venne avvelenato durante la campagna elettorale. Forse ce lo siamo dimenticati. E questa contrapposizione tra europeisti e filorussi un po' ha animato la vita politica dell'Ucraina sin dal suo inizio. Bene, io vi devo dire, per avere vissuto i giorni di Maidan in piazza, che sino al 2014 a nessuno in Ucraina veniva in testa di dire aderiamo alla NATO. È un po' quello che sta succedendo in questi giorni con Svezia e Finlandia, in cui ci si rende conto di avere un vicino scomodo, invadente, mai la parola è stata più precisa rispetto a questo, e che comincia a prendere un po' le contromisure, vorresti un po' avere qualche tutela. Devo anche dirvi che per questo motivo, dico, ormai non convince più nessuno l'ipotesi, dico che tutto questo conflitto sia nato per denazificare, per porre al riparo le popolazioni del Donbass, perché io personalmente conflitti nel Donbass
sino al 2014 non ne ho visti. Sì, ho visto una dialettica molto, molto a volte anche molto pesante di fra filorussi, persone che si sentivano vicine, questo soprattutto tra gli anziani, perché Maidan, io voglio ricordarvi che nel 2000, a novembre del 2013, nasce con una data precisa, il 22 novembre del 2013, ed è il giorno precedente alla sigla di un accordo di partenariato fra l'Unione Europea e l'Ucraina. Bisogna ricordare cosa accadde quel giorno. Quel giorno Yanukovych, presidente dell'Ucraina, sconfessò tutto quel percorso che doveva portare alla firma dell'accordo. Nel mezzo c'era anche la divisi per Schengen, c'era un po' di tutto. C'era un'esenzione dei dazi per le importazioni dall'Ucraina in Unione Europea. Yanukovych, perdonatemi, non dà corso a quel accordo e va verso invece un accordo di partenariato e lì sono scesi in piazza i ragazzi, sono scesi in piazza gli universitari in quei giorni si scendeva in piazza per valori che sono i valori fondanti della Costituzione Europea. Si scendeva in campo per la lotta alla corruzione, si scendeva in campo per la trasparenza, si scendeva in campo perché si guardava all'Europa come un modello. E più volte io in questi mesi, in questi anni, mi sono sentito dire: ah, ma noi stiamo combattendo per i vostri valori, e voi ci avete un po', come dire, messo da parte, non ci avete supportato nel momento in cui ne avevamo bisogno. Quindi bisogna saperla inquadrare. Questo conflitto non nasce certamente da colpe dell'Ucraina, nasce sicuramente dalla ricerca di un nuovo equilibrio, e qui in questo senso voglio dire sicuramente la contrapposizione fra il blocco occidentale e la Russia gioca sicuramente il suo ruolo. Ma in tutto questo le bombe stanno cadendo sulla testa dell'Ucraina. E allora quale può essere la prospettiva di pace? La prospettiva di pace certamente non può essere quella di chiedere la resa agli ucraini, perché la resa degli ucraini, con un motto che in questi giorni avrete sicuramente ascoltato, è: se finisce di combattere l'Ucraina, la Russia, si comincia a discutere di pace, se finisce di combattere l'Ucraina, finisce l'Ucraina. Perché la mira di Putin certamente non è quella soltanto e la notizia di oggi non è soltanto quella del Donbass, di prendersi il Donbass e la Crimea. Oggi abbiamo sentito che la Bielorussia ha rafforzato le forze speciali al confine, e chiaramente si parla di Transnistria, si parla della costituzione di questa nuova nazione, quindi si va verso lo smembramento che Cosimo aveva poco fa accennato, la costituzione della nuova Russia. La nazione ucraina culturalmente è una cosa che Putin rifiuta. Il rifiuto della nazione ucraina è per lui un fatto artificiale, sia l'insieme dei territori che la cultura. Io ti ringrazio perché hai tirato fuori alcuni temi che evidenziano come non possiamo cadere nel semplicismo, secondo me, in questa situazione di vedere i due blocchi. C'è questa vignetta che è terribile, secondo me, è terribile. I due calpestano l'Ucraina e uno dice all'altro: posso andare avanti all'infinito? E l'altro fa: anch'io, no? Peccato che ciò che calpestano è l'Ucraina. Allora, qui la questione, secondo me, è uscire da questa trappola di vedere soltanto i due contendenti, ma di vederci anche un popolo. Perché mi sono chiesto più volte: ma come facciamo a immaginare delle persone che si debbono sentire da noi, no, colpevolizzate di essere un popolo? No? Perché non sono poche le volte che qualcuno di noi si è permesso di pensare che di sottovalutare o di ignorare quello che sta accadendo, perché in qualche modo se la sono cercata, in qualche modo, come se ci fossero guerre che possono essere giustificate.
Certo, la situazione è molto complessa, non si può risolvere qui su dei piedi. Claudio, la buonanotte da parte tua. Un avviso, un annuncio, un auspicio, un buon proposito, che dici? Il buon proposito è quello che ho cercato di dire nel primo intervento. Noi dobbiamo diventare cittadini consapevoli del mondo, della realtà che c'è intorno, e non farci soggiogare dalla propaganda che purtroppo è dominante a destra e a sinistra, a ovest come a est. Ci sono dei dati che sono inconfutabili. Gli Stati Uniti spendono 780 miliardi l'anno in armamenti. Il 40% della spesa militare il 40% è made USA. Furio prima ricordava la Nuland. Alla Nuland si attribuisce il famoso fuck you, cioè si fotta l'Unione Europea nelle famose telefonate che faceva quando dovevano comporre il governo ucraino. In questa situazione come se ne esce? Non è semplice, certo non abbiamo noi le risorse, le conoscenze, soltanto da cittadini consapevoli. Io guardo il mio paese, il Parlamento è assente, è stato messo in un angolo. La nostra democrazia è commissariata adesso per la guerra, è commissariata dalla UE, è commissariata dalla NATO. Noi dobbiamo recuperare gli spazi di democrazia, che è l'unico antidoto che possiamo esercitare, certo non nell'immediato, ma nel lungo periodo è l'unico antidoto che noi abbiamo verso le autocrazie e verso i limiti delle nostre democrazie, perché le nostre democrazie sono tutt'altro che perfette, ce lo dobbiamo mettere in testa. Quelli, ecco per esempio questa rappresentazione, che quello lì è un pazzo, che ho sentito anche prima da un cortese interlocutore, sono 2 mesi che ce la ripetiamo, poi invece vediamo che Biden saluta un signore che non c'è, quello non fa notizia, allora è pazzo. Io ieri per esempio ho sentito il discorso che ha fatto Putin, e tutta la stampa è concorde, un discorso tra virgolette moderato, non di un pazzo, condivisibile o meno, ma anche moderato, tanto è vero che diceva il nostro interlocutore prima, deludente, perché tutti si aspettavano, tutta la stampa ci aveva preparato nei giorni precedenti, dichiarerà l'attacco finale, scatenerà l'arma nucleare. Fortunatamente non ha detto nulla di questo ieri. Da questo dobbiamo ripartire, dalla ragionevolezza e dalla consapevolezza dei limiti gravissimi che inficiano le nostre istituzioni, l'Unione Europea e quella italiana. Parlamento assente, l'articolo 11 l'abbiamo cestinato, l'articolo 11 non esiste più, l'articolo 11 ovviamente della Costituzione, è da lì che dobbiamo ripartire. L'Italia avrebbe potuto svolgere un ruolo importante. Immaginiamo che un paese NATO come la Turchia ha tentato, con Erdogan, che è un dittatore, di fare da paciere, un'azione che forse l'Italia avrebbe potuto svolgere in qualche misura, che invece evidentemente non le è stata consentita, anche per le ragioni che accennava prima Furio, perché siamo oggettivamente un paese a sovranità non limitata, ma quasi azzerata. E comunque, ripeto, tra tutti i personaggi che sono sulla scena, a me fa tenerezza e mi fa anche orgoglio richiamare sempre la figura morale del Papa, perché sono un cattolico, poi ci mancherebbe, è l'unico che riesce a dire, pur disarmato, le parole giuste. Ti ringrazio Claudio. Quello che mi preoccupa è che noi, sempre nell'ottica bipolare, rischiamo di, dovendo inevitabilmente vedere i difetti delle tragedie causate dalla NATO, di disegnare come un grande statista Putin. Proprio ieri, tu citavi, no, il discorso di Putin, questa manifestazione che vediamo. E così passo poi la parola ad Enzo, no? Vengono i brividi, secondo me, a pensare che nel 2022 ci possa essere un paese che si presenta in questo modo, che è oltre che antico. E io, a me vengono i brividi, onestamente.
Poi dire che dall'altra parte abbiamo il paradiso alla perfezione non ci penso nemmeno. Qui il problema non si tratta di decidere chi è perfetto e chi è imperfetto, ma di pensare che chi oggi nel 2022 si esprime manifestando questa forza, secondo me, io rispetto ciò che avete detto, secondo me quel discorso di ieri è un discorso che non contiene le minacce annunciate, ma insomma qualche affermazione forte c'è quando si attribuiscono, addirittura dice che lui temeva di essere invaso, no, per giustificare la guerra, sappiamo che stanno morendo gli oligarchi uno presso all'altro, sappiamo che insomma, è difficile, sappiamo qual è la verità che quella gente conosce su questo, quello che sta accadendo. Non lo so, perché l'Occidente non è perfetto, ma se dovessi scegliere dove passare la mia vita, onestamente preferirei l'imperfezione occidentale a tutto questo marasma di finzioni, di censure, di quel mondo. Poi, se potessi essere libero, sceglierei, come più volte siamo detti, che l'Europa avesse dignità, avesse la capacità di essere un modo diverso, né Russia, né NATO, perché la NATO sicuramente non è che è il luogo ideale in cui poter vivere, perché poi, giustamente come avete detto voi prima, in questa storia chi ci guadagna sono i signori della guerra, che non sono mai in deficit, che si arricchiscono sempre, che alimentano tutto, e che la prima occasione, con l'idea, col fatto di difendersi, comunque ti indebitano, e loro si arricchiscono, e soprattutto causano le stragi che causano. Enzo, spero che tu sia stato bene stasera con noi, spero che tu ti sia accorto che abbiamo la fortuna di avere interlocutori sereni e di livello, no? Che dici? Non ti sentiamo, eh? Sì, avevo staccato, quindi okay. Molto volentieri sono stato con voi e quindi vi ringrazio. Aggiungo qualche altra considerazione così finale. Quasi sempre, nessuno, almeno io non sono uno storico, mi sembra che nessuno questa sera insomma, abbia detto di esserlo in maniera professionale, ma di solito anche i non storici, insomma, quando cominciamo, abbiamo anche in passato discusso delle guerre, abbiamo sempre detto, beh, dietro però ci sono interessi, c'è niente da fare, dietro. A me quello che colpisce, confesso che è una scoperta recente per me, vedere quante ricchezze ci sono in Ucraina e vedere quante ricchezze ci sono nel Donbass. Cioè, cose, terre uniche, cioè sono ricchezze uniche. Ecco, ve la lascio come riflessione, di questa cosa non si discute. Cioè, a nessuno è mai venuto in mente che Putin, o se volete dall'altra parte dell'Occidente, stiano litigando sul Donbass non perché non si parla russo nelle scuole, ma perché lì ci sono delle ricchezze che sono uniche in Europa e tra le uniche al mondo. Io non so che cosa ci è accaduto, dico a noi di questa generazione o di questo modo di ragionare, è scomparso l'interesse economico del Donbass. Sembra che sia soltanto così una cosa che sta lì e interessa perché i russofoni litigavano con gli altri. Seconda, ma vi rendete conto che cosa significherebbe, la pongo sempre come riflessione, un'Ucraina senza sbocco al mare? Cioè l'Ucraina che produce quello che produce, abbiamo detto prima, non avrebbe un porto per far partire quello che produce. Ma questa cosa così c'entrerà con la guerra oppure no? Perché Putin per esempio ha fatto capire che alla fine se si prende il Donbass, la unisce la Transnistria, si prende anche Odessa, sta pure buono, no? Questo l'ha fatto capire. Ma se voi foste un ucraino accettereste, sarebbe la fine dell'Ucraina, è scomparso. Terza considerazione, poi vado rapidamente alla quarta finale. Ma Putin l'ha fatto capire, lasciamo perdere il discorso di ieri, che comunque faceva paura anche quello di ieri, ma in almeno tre discorsi, non ricordo, confesso di non ricordare la data, ha detto chiaramente, ha espresso una teoria complessiva, per cui l'Ucraina non dovrebbe esistere come Stato, l'ha detto chiaramente, fu un regalo di Khrushchev, di altri, ma l'Ucraina, secondo Putin, non dovrebbe esistere. La Crimea. No, ha detto l'Ucraina, no, pensando che la Crimea sia roba loro, proprio non se ne parla proprio, ma anche l'Ucraina, i confini sono artificiali, secondo Putin, lo ha detto, poi chiaramente ci sono altri momenti in cui parla molto di meno. Ma, sapete, qualcuno, non voglio fare paragoni, però sulle persone, faccio paragoni sulle situazioni. Qualcuno, dopo la fine o anche durante la Seconda Guerra Mondiale, che si meravigliava di quale follia fosse capace Hitler,
qualcuno ha detto, ma voi non avevate letto quello che aveva detto prima? Hitler ha fatto, nella seconda guerra mondiale, quello che aveva scritto in tempi di pace, ha fatto le stesse cose identiche. Allora, qualche discorso di Putin, magari andiamocelo a rileggere, e lui mette in discussione proprio l'esistenza dell'Ucraina. Comunque, concludo, visto che è il giro della buonanotte, dice di santo. Ecco, io non credente, ateo, mi ho un sogno che il Papa vada a Kiev e dica: io da qui non mi sposto più finché non c'è il cessato il fuoco. Io non mi tolgo da qui. Mi sembra che nella religione il fatto di offrire il proprio corpo di fronte a, insomma, non mi inoltro in un discorso che potrei inciampare in cose, però veramente io ci ho pensato un po' di tempo fa, ma se il Papa andasse a Kiev, non per scegliere l'Ucraina, per dire, visto che c'è la guerra, io non mi sposto da qui finché non c'è il cessato il fuoco, è che io ho questo sogno. Io ti ringrazio. Non per fermare il Papa, perché per sottolineare... No, si era capito, sì. Quanto questo Papa ha prestigio. E poi... Come la premessa è stata, sono ateo, lo manderei in Ucraina, così, no, chiaramente scherzo. No, non volevo chiarirla questa cosa. No, ma alcune cose, vorrei cogliere due cose che tu hai detto che sono interessanti. Il fatto che un paese così vasto, con delle potenzialità, piuttosto che produrre delle cose che lo possono rendere autonomo, continua a produrre armi, e non sono quelle dell'America, non è la spesa, ma soprattutto, come dicono i russi, che noi abbiamo conosciuto, che conosciamo. Tra l'altro, scusa, Santo, il PIL della Russia è leggermente inferiore a quello italiano. Questa cosa fa riflettere che lo Stato più grande del mondo che ha petrolio ha un PIL di questo. Cioè, forse c'è qualche problema. Vabbè, scusa. No, ma ti ringrazio. La verità, io ho avuto il piacere di conoscere di seguire una bambina bielorussa, eccetera, di conoscere anche amici russi. La Russia è fatta di poche città, al di fuori delle quali le condizioni di vita sono estreme, come in Italia neanche agli anni 60, il bagno non è in casa. Allora, perché un paese deve sentirsi una potenza imperiale che deve invadere gli altri, piuttosto che sentirsi come missione di far stare bene i propri cittadini? La sensazione che si ha che esistono più Russie fondamentalmente, una delle quali è quella che è fatta dei famosi oligarchi, persone che vivono in un certo modo e vogliono ostentare. E il discorso di ieri un po' lo manifestava, no? Il fatto di sentirsi allarmati del fatto che qualcuno non riconosca loro questo tipo di impero. È un vecchio tema, anche la Crimea è vecchia. Abbiamo avuto sangue italiano in Crimea, no? Cioè, i bersaglieri non ce li dimentichiamo, cioè, il tema della Crimea non è esattamente dell'altro ieri, no? E l'idea della Russia, anche dell'Unità d'Italia, ci ha colpito. Quando si fece la cosiddetta Unità d'Italia, che unità non è stata, anche lì con lo zampino inglese, anche lì con la massoneria, anche lì con l'America, e quando sono arrivati a... si voleva evitare che Ferdinando II diventasse amico dei russi, perché anche in quel caso, ancora una volta, si voleva evitare che la Russia arrivasse in questo modo, perché ancora una volta l'Italia non era un paese. Ancora una volta, perché, e qui sono d'accordo con Furio, l'Italia ha un po' questa vocazione di essere colonia di altri. Non voglio annoiarvi con quelle questioni interessanti, insomma, quando stavo al figlio stampa del ministro, mi ricordo che scandalizzai il ministro dell'epoca quando gli feci vedere alcuni giornali che parlavano di questo complotto del Panfilo Britannia, tutto quello che c'è dietro, no? Che poi purtroppo sembra possibile per il fatto che molte cose che accadono nel nostro paese inevitabilmente sembra abbiano una regia che parte da fuori. Però mi chiedo, ma la soluzione qual è? Parteggiare o forse prendere, alzare la schiena, no? E dirsi apertamente, ma se noi ci mettiamo a parteggiare, qui rischiamo di decidere se essere, vuol dire, con l'Ucraina che si arrende o con l'Ucraina che si difende. Se forse finalmente cominciamo a capire che esistono dei confini che vanno rispettati, forse entriamo in un'altra era. Ma questo è quello che penso io, ci mancherebbe. La buonanotte da Margherita. Accendi il microfono. Sì, ecco. Guarda, io penso ad una frase... proprio veloci. Innanzitutto abbiamo capito chiaramente che la guerra è una guerra di interessi, dove il popolo è, come dire, il sacrificio sull'altare di questi interessi, perché la guerra, ce lo diceva Arendt, la guerra non restaura diritti ma
ridefinisce poteri. E quindi questa frase me la ripeto spesso in questo periodo. L'altra questione è proprio l'Europa, che è un figlio che non è mai cresciuto, nel senso che è sempre sotto l'ombrello americano. Quanto lo dobbiamo pagare, sto piano Marshall o il post Kennedy, come si diceva? Cioè, ci sarà un momento in cui la politica europea dice siamo noi. Quindi, voglio dire, gli Stati Uniti, ho capito, sono sempre lì, compreso il nostro paese, lo sappiamo, il nostro presidente del Consiglio è un americano dipendente. Ed effettivamente, come si diceva, a volte sembriamo scollati tra i partiti, quelli che ci sono e che sono lo specchio del nostro paese perché sono stati eletti, ci può piacere o non ci può piacere, molti non ci piacciono, abbiamo detto, però intanto stanno lì e un governo. A volte mi sembra che parlino lingue diverse, poi alla fine vanno a votare le cose che devono votare perché devono continuare a rimanere lì. Quindi ci sono tutte queste contraddizioni che mi fanno paura. Perché non so, alla fine, qualcuno che prende in mano sta situazione, c'è o non c'è? Ecco, prima si diceva il Papa, secondo me forse è veramente l'unica possibilità, un Papa che si va a mettere là, prende questi, ci venite qua e parliamo noi tre, e non lo so altrimenti che cosa accadrà all'interno di questo contesto di interessi che poco riusciamo anche a capire proprio nello specifico, ecco, perché per noi il valore della vita viene sempre prima rispetto a questi. Onestamente, io sono disposta a tenere i miei riscaldamenti 8 ore accese, il resto no, se questo significa pace in un territorio, che tanto voglio dire, non è che mica siamo abituati a tenere i riscaldamenti 24 ore su 24, sempre. Abbiamo tutti un po' di anni, no? Quindi Sì, abbiamo un vissuto, mica è stato sempre così. Poi torniamo un certo. po' indietro, ce l'abbiamo già fatto, lo possiamo anche rifare. Io studiavo con le coperte sulle gambe, quindi potrei anche rifarlo. Se questo significa liberarci da alcune situazioni, ecco, estremizzo un po' per dire qualcosa bisogna fare e anche noi in qualche maniera, insomma, dobbiamo avere una parte in tutto questo. Ti ringrazio, sì, certo, non è una cosa da poco. Continuiamo a girare la buonanotte. Antonello, dacci la buonanotte. Non è facile, Santo. Tu mi conosci molto bene, sono un emotivo, quindi per me la chiacchierata di questa sera non è rassicurante, assolutamente. Perché, ma non perché gli interlocutori non siano sereni nel modo di esprimersi, perché non siamo anime serene. E si percepisce, tutti cerchiamo di aggrapparci a qualche verità di fondo che è estremamente sfuggente. Adesso lasciamo stare il discorso che ho fatto prima sull'informazione, perché stasera gioco forza, andiamo su tanti temi, no? Abbiamo parlato di informazione, la crisi della democrazia, i blocchi contrapposti, la neuropsichiatria, cioè è il mondo, no? L'unico punto che voglio riprendere del mio intervento di prima è come se ci stessimo ridestando, no? Cioè ci svegliamo, ci rendiamo conto, ci sono tutte queste cose che intorno a noi succedono, il mondo è variegato, ma non perché mi ha colpito molto un passaggio di Margherita. Cioè, allora qual era il mondo vero? No? Più o meno, scusa Margherita se sintetizzo, ma questo era un po' il discorso, se ho capito bene, no? La realtà vera era quella che vedevamo o un'altra. Ma io credo che la realtà vera era quella che vedevamo, ma anche un'altra. Semplicemente ci siamo distratti. Tantissimo, e oggi abbiamo delle difficoltà e cerchiamo di aggrapparci a qualcosa, il Papa, no? Questa figura, io non sono un cattolico praticante, quindi insomma è piuttosto distante, no? Quel mondo, però anche io, no? Ogni tanto, spesso anzi, mi ritrovo a dire speriamo che riesca con l'autorevolezza a fare qualcosa. Gli Stati Uniti, allora, non sono un atlantista, diciamo, per eccellenza. Però anche questo continuo riferimento, no? Quasi come se volessimo invocare che un genitore si ravveda, gli Stati Uniti intendo come genitore, no? Che si debba ravvedere, che non debba
chiamare la guerra. Siamo tutti molto disorientati, io più degli altri, lo confesso, questa sera mi sento ancora più traballante nell'animo, no? E intanto c'è una guerra che va avanti, brutta, brutale, un'umanità piegata, i morti, le bombe, e quindi ancora una volta il tuo incipit è come finisce la guerra. Abbiamo detto tante cose, nessuno di noi chiaramente può avere la risposta, che è l'unica che servirebbe. Le guerre, nello studio, nel mio piccolo studio della storia, finiscono solo in due modi: o con la capitolazione di uno dei protagonisti, delle parti, no? Chiamiamole parti, poi al di là del ruolo, o con un compromesso. No, non c'è un'altra via. O capitola uno, o c'è un compromesso. Per me il concetto di capitolazione è estraneo alla mia cultura. Cioè, nel senso, non, per me è il dramma, no? La capitolazione, di chiunque però, è il dramma, è la fine di un qualcosa, è l'assenza del futuro in qualcosa. Quindi è qualcosa di tremendo nella mia cultura, no? Nella mia sensibilità. Anche se poi capita, no? Nella storia capita spesso, alcune volte noi arriviamo a mitizzarla la capitolazione, no? Davide contro Golia è la storia di una capitolazione, se vogliamo, per dirne una celebre. Quindi, esiste come, ma a me non entusiasma. Il compromesso è difficilissimo perché va a coinvolgere delle sensibilità, va a coinvolgere degli interessi, va a coinvolgere delle enormi complessità. Però credo che sia l'unico tema del quale, non dico noi, ma chi ci rappresenta, debba seriamente occuparsi. Perché invocare la resa dell'Ucraina, francamente, è una vergogna. Cioè, chi, non so se ci siano persone che dicano questo, in realtà, fuori da una, come dire, una distorsione dialettica, ok? Cioè, se che veramente pensino questo, ecco, mi correggo, che lo dicono, sicuro ce ne sono, che pensino realmente questo. Perché io trovo inammissibile per la storia dell'essere umano che un aggredito, con tutte le complessità del caso, e tu sai che io ne ho toccate diverse, no? Ma che comunque una parte debole debba capitolare, cioè è la nemesi dell'esistenza umana. Ma allo stesso tempo augurarsi la capitolazione di un grande Stato, di una potenza mondiale, con tutte le sue complessità, è un qualcosa di non auspicabile in un clima di armonia, di serenità o quantomeno di pace. L'altro giorno con un amico che stimo molto discutevamo la differenza tra la pace e l'armonia. No, l'armonia è qualcosa di più complesso della pace. La pace è l'assenza di guerra. Ecco, in un'assenza di guerra, insomma, capitolazione della Russia a me spaventa, francamente. La buonanotte, però, quindi spero che noi cittadini, partecipando, interloquendo, stimoliamo i nostri rappresentanti ad occuparsi della risoluzione del conflitto attraverso non la capitolazione, ma le soluzioni possibili che esistono per definizione. La buonanotte che voglio darla però a Massimo in particolare, perché in questo discorso a me preme sottolineare che noi tutti siamo calorati, però animati, e credo che Massimo l'abbia colto, no? E tutti gli interventi sono volti a creare qualcosa di positivo, sicuramente, ognuno con i suoi mezzi, però ci allontaniamo dalla sofferenza di quella gente, e lui è quella gente, da quello che ho capito, no? Quindi per me, io rispetto a lui, in questo momento, in questa discussione, non sono su un piano di parità. Sono su un livello diverso, ovviamente inferiore, dal punto di vista del coinvolgimento. E quindi io mi sento di dire che tutti questi nostri pensieri, queste riflessioni, sono volte a una vicinanza comunque a quel popolo. E anche chi dice cose leggermente diverse da quelle che Massimo, no, possono essere auspicate da chi è sotto le bombe, ma vuole la pace. Questo mi sento di garantirlo, insomma. Ecco. Quindi io a questo tengo moltissimo. Tutti gli sforzi di chi, come me, e sono sicuro gli altri, cercano una via della pace anche ammettendo degli sforzi, no? di qualcosa di duro, vuole che non ci sia più la morte, non ci sia più la sofferenza, che il popolo ucraino, così come tutti gli altri popoli del mondo, abbia piena dignità e non subalternità a nessuno. Io credo in un mondo di individui,
il popolo è un insieme di individui, per me russi, ucraini, cinesi, francamente, mi interessa poco. Quella gente merita la pace e noi tutti dobbiamo fare qualsiasi cosa per far finire al più presto quella vergogna, quella schifezza. Sì, buonanotte. E c'è una frase interessante che ha detto che è terribile ed è vera, cioè che si intende per pace? Che si intende per sconfitta dell'Ucraina? Che si intende per sconfitta della Russia? Perché se dovesse fermarsi tutto e l'Ucraina dovesse riprendersi i suoi confini, l'Ucraina potrebbe dire di aver vinto, ma direi una amara vittoria, perché è distrutta, non ha vinto per niente, non è che c'è una contesa, no? Ma la Russia si sentirebbe sconfitta perché non l'ha distrutta abbastanza. E questo è l'aspetto più amaro di questa storia. Non sono due paesi che sono nati in conflitto. Quindi paradossalmente qui accade che finché non si accontenta da Russia in qualche mira che non conosciamo, o forse conosciamo, non si può dire, rischiamo di non sapere neanche cosa negoziare, di non sapere neanche quando finirà. Cosimo, mi sa che tu non hai ancora dato la buonanotte, però. Ah, provvedo subito. Io non sono preoccupato per l'Europa. Io sono convinto che l'Europa da questa vicenda ne risulterà rafforzata. Invece sono veramente molto addolorato per il destino che probabilmente aspetta il popolo ucraino. Per questo, come dire, la mia buonanotte naturalmente per tutti, ma in particolare per il popolo ucraino. E il mio sogno è che il popolo ucraino capisca la necessità di arrivare ad un compromesso con la Russia. La Russia, fra l'altro, è un popolo fratello dell'Ucraina. L'Ucraina era la piccola Russia, la Russia era la grande Russia, la Russia bianca. Cioè, storicamente, le premesse per arrivare a un compromesso ci sono tutte. Per cui il mio sogno, anche se è difficile, di difficilissima realizzazione, è che finalmente l'Ucraina riesca a trovare un giusto compromesso, un ragionevole compromesso con la Russia, e che sia la Russia che l'Ucraina riescano a mettere da parte l'ingerenza dell'America. L'ingerenza dell'America è la causa principale dell'eventuale protrarsi di questa guerra, che è contro gli interessi dell'Ucraina e contro gli interessi dell'Europa, e che avvantaggia esclusivamente l'America. Per questo la mia buonanotte soprattutto per il popolo ucraino. Io ti ringrazio. Se ho fatto bene l'elenco, mi sa che nessuno di noi deve ancora salutare, no? Abbiamo tutti salutato. Vi ringrazio e immagino di poter condividere il pensiero di tutti, se, ecco, pubblicando questo. Ma crei io veramente. Ah, Fulvio! E vorrei dare una buonanotte un po' particolare. Io aspetta. Posso? Aspetta, ma il tuo permesso. Che io devo salutare. E allora sono fuori di testa, perdonatemi. Furio e poi Michele. Eccoci. Beh, io sono cattolico, sono praticante, sono quindi un tifoso dell'iniziativa diplomatica che sta prendendo Papa Francesco, e gli auguro ogni bene. Però sono anche molto realista e vi do una buonanotte con i piedi piantati per terra, facendovi riflettere su una cosa a cui badiamo molto poco. Soprattutto è una provocazione per un uomo come Santo Fabiano, è un uomo di legge, è un uomo della pubblica amministrazione, quindi è una persona intimamente connessa all'universo istituzionale. Beh, a meno che provocazione laica non arrivi presto l'era dell'acquario, come si auspicava negli anni 70, e quindi questo pianeta viva una rigenerazione armonica, beh, signori, viviamo in un mondo in cui le guerre ingiuste non esistono come categoria concettuale. La guerra, ci piaccia o no, è fonte del diritto. La legge viene stabilita sulla base dell'esito di una guerra. E questa purtroppo è la realtà. La Costituzione italiana è scritta col sangue dei martiri della Resistenza.
la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti è scritta col sangue di coloro che hanno combattuto contro l'esercito di Sua Maestà Britannica. Le istituzioni vengono da una battaglia vinta, da una guerra persa, da una rivoluzione, da un atto traumatico, tragico purtroppo, che riempie le pagine dei libri di storia di questo nostro mondo. E dunque la guerra è all'origine del diritto, lo genera, è la guerra che stabilisce i confini delle nazioni, è la guerra che ha portato a Yalta e a stabilire chi era di qua, chi era di là, e chi comanda da una parte e chi comanda dall'altra. E poi gli ordinamenti giuridici si allineano a queste grandi leggi costituzionali che dettano in qualche modo l'architettura dei massimi sistemi. Quindi la buonanotte che do è una buonanotte molto pungente, nel senso che questa guerra deve finire, e mi auguro naturalmente il prima possibile, perché non tifo perché nessuno versi il sangue. Evidentemente è durata già troppo per i miei gusti, e credo di vedere che è un pensiero condiviso. Ma l'esito di questa guerra determinerà gli equilibri, che ci piacciono meno, che verranno in futuro, perché è la guerra che genera il diritto, non il diritto che può inquadrare la guerra. Poiché la guerra è tutto ciò che resta dopo che la politica purtroppo ha fallito. Guarda, sì, interessante quello che dici, che mi verrebbe voglia di dire a Claudio di dire la sua, perché quello che dice è terribile, ma terribilmente vero. Noi ci illudiamo che esista una pace, che, e quindi tutto ciò che sconvolge quell'equilibrio sia una guerra da no. È evidente che sì, è tristemente vero. Però forse la civiltà ha esattamente lo scopo di evitare, no, che questo possa essere un modo di scrivere la storia e di dettare il diritto. Però una puntatina veloce a Claudio gliela chiederei prima di Michele. Che dici, Claudio, sulle affermazioni fatte da Claudio? Abbiamo dato fuogo in un attimo solo all'articolo della Costituzione e alla Carta delle Nazioni Unite. Realismo, ma fino ad un certo, ma anche un po' di idealismo ci vuole. Sì. Io ti ringrazio anche per questa battuta, Claudio, perché c'è la possibilità, allora, che, se non mi dispiace, magari poi ci incontriamo più avanti. Nella speranza che finisca prima la guerra, ci parliamo d'altro. La buonanotte di Michele. Allora, prendo atto di quello che mi si diceva, pensavo così scherzosamente, che non c'è pace senza guerra. Io dico, la guerra è la guerra, parlando sul piano etico, la guerra è guerra, per dire che il male è male, e quindi con il male non si ragiona, non si ragiona con l'irrazionale del ragionevole. Detto questo, per quanto riguarda, diciamo, gli auspici per una pace prossima, mi sentirei di sperare più che in una capitolazione nella lucida follia di Putin, più volte chiamato, diciamo, le sue... c'è un psicopatologico, ma c'è anche una follia che è lucida, ecosintonica, e quindi non deve sorprendere, diciamo, il tono moderato del discorso del 9 maggio, perché penso sia stato fatto con grande lucidità e intelligenza. Penso che sempre in questa follia lucida e intelligente, il tavolo negoziale possa essere aperto con la Russia, tenendo conto che con l'invasione dell'Ucraina la Russia ha valicato un confine che ha portato a una rottura sicuramente con l'Occidente, e la costringe ad essere fatalmente risucchiata in un asse euroasiatico con la Cina, dalla quale però ha tutto da perdere, perché non potrà che essere vassalla di quel versante. E questo significherà la fine di una lunga stagione in un grande paese, che è partito appunto dalla caduta del muro di Berlino, ha tentato di trovare un equilibrio in
inserendosi nell'economia globalizzata e mantenendo un suo status di potenza economica ed imperiale, anche se su scala ridotta rispetto al passato. Ecco, io penso che questo aggiunto appunto alle sanzioni economiche che l'Europa ha imposto e l'abbassamento, diciamo, la riduzione, diciamo, del consenso popolare dello stesso popolo russo, e lo porti, se non abbassare la testa, diciamo, a manipolare, diciamo, la trattativa a suo favore, lasciandoci lì pensare che il merito della trattativa e del negoziato sia suo, considerando quello che ha da perdere. Io ti ringrazio perché hai aggiunto un altro punto di vista che, come dice Antonello, ci consente di mantenerci inquieti in questa situazione e non tranquilli, però è l'inquietudine di chi esprime vita e dobbiamo farlo. E mi piace anche il saluto che Antonello ha rivolto a Massimo e chi, appunto, come Massimo vive vicino a persone ucraine che in qualche modo non hanno una diretta responsabilità, perché non penso che sia un guerrafondaio, e si trovano a, come dire, come quelle vignette dicevano, ad essere calpestati da una o dall'altra potenza sulla base di un gioco geopolitico. Ma poi alla fine la cosa interessante sarebbe, come stasera stiamo facendo noi, trovare un equilibrio per poter condividere insieme lo stesso auspicio, e quindi ripubblico, facendo finta di non averlo fatto prima, la vignetta, no? la bandiera. Io sono sicuro di esprimere ciò che tutti speriamo in questo momento, che vi sia la pace in Ucraina, e non soltanto perché ci dà fastidio che c'è la guerra, perché c'è anche questa gente fra di noi, certi borghesoni di poco conto che la guerra li infastidisce perché gli crea qualche problema, qualche situazione, no? Ma finita questa guerra, ma sì, ma fate pace, mettete d'accordo, occupate quello che vi pare. E questo è ciò che mi preoccupa. E poi c'è anche stato un risveglio, molti di voi l'hanno detto, un risveglio di interesse, un risveglio di storia. Molti di noi non sapevano neanche dove fosse l'Ucraina, e il Donbass, ma figurate, che so io. Quindi è un risveglio anche di conoscenze storiche, per accorgersi poi, come tristemente Fulvio ha affermato, che le guerre non sono un fatto nuovo, non sono un fatto attuale, e come Margherita, credo, ci ha detto, ci eravamo illusi di essere arrivati alla pace, no? Io quello che mi auguro, e vi ringrazio sentitamente davvero, è che questa nostra serata sia servita quantomeno a dimostrare che è possibile conversare da posizioni totalmente opposte e diverse, senza accapigliarsi, senza lanciarsi insulti, senza ingaggiare guerre, ma condividendo diversi punti di vista. E forse, se passa il concetto che si può stare insieme in modo diverso, qualche guerra in meno si fa. Qualche, perché, e qui ragione Enzo, ma non è che le guerre nascono dalle opinioni, ma dagli interessi. Perché il caso vuole che il Donbass non è una terra dove si vede il mare soltanto, no? Il caso vuole che certe situazioni, certe cose sono fatte proprio prevalentemente per poter gestire propri traffici, propri interessi, ma questo è un problema che riguarda tutti, non soltanto la Russia, non soltanto l'Ucraina. Grazie davvero. Alla prossima, in bocca al lupo. Buonasera. Grazie a te, ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti.